Una delle cose che amo di più fare è andare a cercare in rete dei video dove trovo magari delle versioni particolari di canzoni che io amo in un modo più intenso rispetto alle altre. Quindi ho digitato su un motore di ricerca Redemption Song, che è la mia canzone preferita di Bob Marley, e pochi minuti fa ho trovato una segnalazione di un festival, il Global Festival, dove Eddie Vedder, una delle voci più belle di sempre, una delle voci che mi emoziona di più, insieme a Beyoncé. E la prima reazione è stata di sconcerto. Beyoncé, ho detto, con Eddie Vedder che fa Redemption Song. Poi sono andato a vederla. A un certo punto viene incorporato anche una parte video di un discorso di Nelson Mandela e, come posso dire, non proprio una versione memorabile, non una di quelle cose che uno ricorda per tutta la vita, però figo, nel senso che mi ha fatto capire quanto sia sbagliato il mio atteggiamento, l'atteggiamento da purista che tutti quanti noi abbiamo. La prima reazione è sempre quella, cioè quando Bruce Springsteen è andato al Festival di Sanremo e io ho saputo la notizia, ho detto: Springsteen. Cioè, lui al Festival di Sanremo, ma non esiste. Nick Cave che canta con Kylie Minogue. Sì, vabbè, hanno avuto una storia, però non è che debbano anche cantare. Insomma, questo è un atteggiamento sbagliato, perché il purismo, l'integralismo non fanno bene alla musica. E ho pensato a Léo Ferré, che è stato un grande di Francia, un grandissimo maledetto, quello che cantava Avec le tempo. Vi chiedo scusa per la pronuncia perché non so il francese, che poi Patty Pravo ha magistralmente riletto in italiano con il titolo di Col tempo sai, oppure cantava La solitudo, cantava veramente le dannazioni dell'animo umano in una maniera straordinaria. Della Sacra Trimurti, Brel, Bersenne, Ferré, lui è stato il più maledetto in assoluto. E non aveva nessun vezzo da purista, cioè cantava queste cose, ma se lo invitavano al cantagiro ci andava. Allora, la musica, che è stata inventata proprio per abbattere gli steccati e non per erigerli, dovrebbe essere affrontata in una maniera forse diversa da quella che ogni tanto abbiamo noi e che di sicuro io e che ho avuto anche proprio pochi minuti fa. Per questo che volevo condividere con voi questo pensiero. Basta purismo. Come quando ti innamori di qualcuno e questo non ha successo, e poi all'improvviso questo è successo, tu dici: eh no, però non mi piace, era meglio prima quando lo conoscevamo in 27. Cazzate. Queste sono cazzate.